Il rischio contagio blocca la sacra rappresentazione del presepe vivente di Revine Lago in provincia di Treviso, esattamente come l'anno precedente, ma il motivo quest'anno è l'alto numero di non vaccinati tra i figuranti, circa il 20% su un centinaio necessari. I non vaccinati sono più giovani o sono più anziani? Ma ci sono un po' di tutte le fasce. Il nostro sindaco mi dice che il 79% è vaccinato, quindi rispecchia il dato che noi abbiamo rilevato nel gruppo Sacre Rappresentazioni. È dagli anni 30 che ogni anno si rinnova sul sagrato della chiesa di San Matteo la magia del presepe in cui i personaggi prendono vita il giorno di Santo Stefano, la domenica successiva e l'Epifania per l'adorazione dei magi. Di questi tempi vedevamo un po' improponibile raggruppare una serie di persone e con il rischio magari di andare a creare un nuovo focolaio. La preoccupazione nostra non riguardava tanto il pubblico quanto i figuranti, perché voleva dire andare a chiudere dentro 70-80 persone in 50 metri quadrati per fare la vestizione, il trucco. La speranza degli organizzatori rimane quella di riuscire ad organizzare almeno una natività. Sarebbe già un piccolo ma importante segno di ripartenza. Allora Ivan Bacchi in diretta, cosa sta accadendo e cosa dicono gli addirittura il presepe vivente cancellato per i Novax? Sì Alberto, purtroppo qui c'è solo il 79% di vaccinati, che è una cosa che succede un po' in tutte le valli. Purtroppo hanno provato gli organizzatori a vedere anche se riuscivano a sostituire alcune persone, però dovete considerare che ci sono alcune parti come quella di Erode che dura 50 minuti e sostituire una persona che deve imparare tutto questo è molto complicato. La preoccupazione in generale, non solo per questo evento del presepe, in generale è che a causa del Covid e di questa impossibilità si possano poi perdere quelle che sono le tradizioni. Quindi loro stanno facendo in modo di riuscire a fare quantomeno la natività, perché se l'anno scorso non si poteva per altri tipi di impossibilità legate al Covid, quest'anno non si può perché ci sono molti non vaccinati, poi si rischia di non riprendere più queste tradizioni ed è quello che loro vorrebbero evitare, Alberto. Allora, vediamo che cosa ti hanno raccontato le persone lì sul posto. Guardate. Nel presepe vivente lei ha sempre fatto San Giuseppe? Sì, negli ultimi 20 e qualcosa anni sì. E sua figlia? E mia figlia negli ultimi 5-6 anni faceva la Madonna. E voi entrambi non siete vaccinati? No, mia figlia è vaccinata e io ho deciso di non vaccinarmi. Credo che il rischio per una persona come me non sia così alto e quindi ho deciso di non rischiare e non vaccinarmi. Non credo sia sia indispensabile fare questa manifestazione e quindi mettere a rischio la salute delle persone. Però nel caso foste tutti vaccinati, questo problema non si sarebbe posto. Ma io personalmente non rischierei comunque, non lo farei proprio perché non voglio mettere a rischio sia le persone che partecipano alla rappresentazione, sia per le persone che comunque ci vengono a vedere. C'è comunque un assembramento, per cui per me non ha senso rischiare. Penso sia una cosa giusta non farlo, perché siamo in un momento veramente di crisi che non ne andiamo più fuori. 70 anni l'ho sempre visto e adesso mi dispiace. Pazienza. Non farlo lo trovo un po' assurdo, insomma, anche perché comunque siamo sempre comunque tutti vicini. Sono rattristata perché secondo me stanno creando una spaccatura fra noi. Tutti quanti siamo condizionati da chi non è vaccinato